Purtroppo ancora una volta, disfacendo un accesso agli atti attraverso il Presidente di Commissione di Vigilanza Mauro Febbo, abbiamo avuto modo di approfondire la questione e soprattutto di paragonare quelle che saranno queste unità complesse rispetto alle diverse città della provincia di Chieti. Intanto l'investimento che la Regione farà per quello di Chieti sarà di 750.000 euro circa, mentre invece per Francavilla sarà di 1.200.000. Ma la cosa, il dato eclatante che viene subito alla luce è che la ASL ha considerato i residenti della città di Chieti, quindi quei cittadini che dovranno usufruire di questi servizi, di 44.000 abitanti. Il che vuol dire che è sicuramente un dato sballato rispetto a un bacino di utenze, quello Francavilla, che è sicuramente inferiore. A quello di Chieti bisogna anche aggiungere Casale Incontrada, che fa parte dello stesso bacino, dello stesso comprensorio. Quindi una differenza di circa 12 ambulatori fra quelli pediatrici e quelli medici rispetto ai 47 di quelli di Francavilla, dove oltretutto pare che la ASL abbia acquistato uno stabile proprio dal comune. E la legge infatti prevede che queste UCCP devono essere situate nei stabili proprietà della ASL. Allora la domanda è questa: perché è stato fatto questa disparità di trattamento? Perché si parte da dati sballati e soprattutto perché poi si avranno effetti di inefficienza da parte di questi ambulatori? Oltretutto questi ambulatori verranno giustamente posti nell'ospedale vecchio del Santissimo Annunziato, era una sede storica, e è utilizzata questa superficie in minima parte, si poteva benissimo avere una maggiore esposizione, una maggiore fruizione di una superficie maggiore.